Allora, io ti dico, ho rivisto la partita, come faccio sempre. Niente, ieri è stata fortunata, ci, ci gira tutto bene, mentre prima, prima servivano 24 tiri per fare una rete, ora basta soffiarci sopra e va dentro. Oppure, se non la buttiamo dentro noi, la buttano dentro quegli altri. Mio palo di ieri sera, stai calmo. Stamattina apri un po' apri i giornali è un parolone io non ne compro più da anni portali web e cosa leggo? leggo che Lukaku vuole rimanere all'Inter però ci sono ci sono delle domande ragazzi che, che bisogna porsi Lukaku vuole rimanere all'Inter no? ma Inzaghi vuole Lukaku domanda numero uno con un nuovo allenatore un nuovo allenatore vuole Lukaku domanda numero due domanda numero tre per il rendimento che ha avuto questo giocatore quest'anno dato soprattutto purtroppo dagli infortuni, è un giocatore da 9 milioni all'anno, sono queste le domande che bisogna farsi, poi dopo c'è una quarta domanda: hai speso 22 milioni per un prestito, cosa fai dai altri 20 milioni per, per riprenderlo in prestito, investi, 40 milioni? Più gli ingaggi all'ordo investi 60 milioni per aver avuto in prestito due anni. L'Ucacu compravi Jonathan David con 60 milioni, o Isaac, quello che è a Newcastle, che è un mio pupillo. Ce ne sono tanti di centravanti forti in giro. Basta avere le idee. Sì, servono soprattutto anche i quattrini. È vero, questa è la domanda. Perché ad oggi, ragazzi, allora io ho rivisto la partita. Guarda, io c'ho la feppa, c'ho la maglia di, di Romero, cioè io era un suo grandissimo fan. Il discorso qual è? Io ho rivisto la partita. I gol che fa ieri Romero Lukaku. Allora, il gol, la, la botta, la bomba che tira all'incrocio dei pari è fantastica. Però io ti dico, la palla. Sono dei gol che difficilmente vedi nei big match o nelle competizioni internazionali. Perché? Perché ehm, l'assist. Di D'Ambrosio a Lukaku, che attraversa tutta la praticamente la palla, va verso una prateria. No, D'Ambrosio c'ha tutto il campo libero davanti, cioè c'è una prateria e dalla palla a Lukaku. Difficilmente le vedi queste cose nei big match o nelle competizioni internazionali. Poi Lukaku eh, ha già in testa di girarsi e di tirare da prima che gli arrivi la palla, quello sì lo pensa. Pensa perché ora ha ora ripreso sicurezza il eh, ragazzo. Il secondo gol di Lukaku lo stesso. Brosovic l'hanno lasciato praterie. Prateria Lukaku. Cioè, nessuno dei due era marcato, prende e fa il gol. Poi, per amore di dire, non è mai facile buttarla dentro. Però bisogna anche vedere, bisogna analizzarle queste cose. Perché? Perché qui si sta parlando di un giocatore che, che del, della, del giocatore più pagato della Serie A, Marotta ti dice 6 su 10 rimane, però ripeto, le domande. Da farsi sono per me Zaghi non rimane al niente, eh? Senza io te lo dico senza sapere nulla. Per me i zaghi non sarà l'allenatore del prossimo anno, ma qualora rimanesse i zaghi, Zaghi punta eh, su, su Lukaku come titolare, no, perché ad oggi gli preferisce nelle partite che contano un 37 enne ed è in forma da un paio di settimane. Lukaku di cosa vogliamo ragionare? Non è la prima scelta, Lukaku per i Zaghi può essere una prima scelta per un altro allenatore. Io ti vuoi, vuoi ti dica la verità NIT Sai perché Ni? Perché per sfruttare quel giocatore lì, che deve essere sempre tirato come una corda di violino e deve essere sempre lucidato come l'argenteria di casa, per sfruttarlo bene, te devi giocare in una determinata maniera. Quella determinata maniera di giocare, per sfruttarlo bene, un po' come faceva Parrucca, per intendersi, quella determinata maniera di gioco, quando si alzano i livelli, non va più bene, non ti basta più vedi perché Parrucca viene sempre scaraventato fuori perché gioca un calcio degli anni 40 che in Italia può ancora andare bene un campionato come il nostro appena vai fuori dall'Italia appena vai via dal tuo orticello di Asa ti prendono a schiaffi motivo per cui un allenatore come Conte con Juventus, Chelsea, Inter con super squadre ha fatto figura di merda in Champions League perché a quel modo di giocare lì, che non ti basta quando si alzano i livelli per assurdo il modo di, mo, il modo di giocare che in Inzaghi ti premia meno in campionato, ma in Champions League riesce a vincere contro Barcellona, a fare delle belle partite contro il Liverpool e via discorrendo. Hai capito cosa ti voglio dire? La mia opinione personale, lo sai qual è? Perché te lo dico dopo che ha fatto doppietta perché è facile dirlo. Dillo quando fa schifo contro il Benfica, quando non tocca palla contro la Juventus e via discorrendo. Io te lo dico dopo e ha fatto doppietta. Io su Romero Lukaku non punterai più, almeno che eh, non te lo regalino, un prestito gratis. Se te gli dai 5-6 milioni, allora sì. Ma anche altri 20, 25, 30 milioni su Lukaku Io mi sento di non spenderli. Se lo dico dopo una doppietta perché non è più il Lucaco di due anni fa. E perché lui non troverà mai più un allenatore come Conte, e lo fa rendere a 20.000 come ha reso con, con Conte. Ecco perché, e il palcoscenico che conta: sì, l'Italia, la seconda stella per l'amor di Dio. Noi non, non possiamo arrivare a 20 punti dal Napoli. Ma i soldi, il prestigio, la visibilità è in Champions League. Parliamoci chiaro, ragazzi te lo ripeto, non puoi arrivare a 20 punti dal Napoli con una rosa del genere perché a parte i cinesi che ora sono le ultime passerelle, e poi se ne andrà comunque l'Inter aveva la squadra per lottarsi lo scudetto non se ne è mai lottato per quello e poi riguarda l'allenatore anche lì te lo dico dopo un 2 a 0 è facile dirlo quando perde 12 partite, io te lo dico su un 2 a 0, te le dico ora apposta queste cose, perché dirtele prima è troppo facile io non ho mai visto una roba scandalosa per quanto riguarda la gestione dei portieri come fa Inzaghi. Prima che arrivasse all'Inter, io dissi: Siccome ho amici laziali non fare turnover con i portieri, perché quest'anno l'Inter ha perso le prime 8-9 partite? Non, non tutta colpa sua, ma gran parte della colpa di è stata di Andanovic. Ormai Andanovic è un portiere che se gli tiri quattro volte ti fai almeno 2-3 gol l'abbiamo visto ieri sera prende due gol su su due cross lenti in aria lui non esce perché è murato e prende gol è così che te mi devi spiegare in una partita fondamentale come quella di ieri sera che motivo c'era di fare turnover con il portiere e soprattutto che motivo c'è di, di, di giocare in otto con Gagliardini che non contrasta non corre, non fa assist, non tira in porta. Un giocatore inutile che, tra l'altro, Gagliardini, quando corre, sembra gli scappi la cacca, va a meno due. Ma di cosa ragioniamo? Però, vedi, ora va tutto bene. Va sfruttato questo momento positivo. C'è un'onda positiva da cavalcare. Va tutto bene. Qualsiasi cosa tocchiamo ora si trasforma in oro. Mentre prima, fino a 3, 4 mesi fa, qualsiasi cosa facevamo, anche cose buone perché venivano comunque create tantissime palle gol l'Inter andava sempre in cacca ma la gestione di Aslani di Gagliardini di Andanovic è ridicola dello stesso Correa ma di Correa lo posso capire perché Correa comunque gli hanno detto anche cerca di farlo giocare il più possibile perché questo bisogna togliercelo dai coglioni. Correa lo posso anche capire in queste partite qui ma Gagliardini e Andanovic gente tra un mese va via dal dall'Inter che senso ha? ha un senso solo soprattutto Andanovic gli ha sempre dato una mano a tenere un po' lo spogliatoio unito e questi sono i ringraziamenti di un allenatore verso i giocatori te mi devi dire com'è possibile far giocare Andanovic e Gagliardini l'Inter ieri giocava in in, in in otto e mezzo perché Correa un po' di buona volontà ce l'ha messa, qualche corsetta l'ha fatta, poi dopo che succede? Tanto io, tanto io, io eh, eh, beh, ho smesso di parlare del ballerino. Che è successo a Correa? Appena mette in moto la Vespa pedalina, cosa fa a Correa? Si fa male. Ieri fa due accelerate, risentimento all'adduttore, via. Di cosa vuoi ragionare? 31 milioni anche lì. Ma la posso aprire io. Quello di Correa la posso capire, perché comunque è un giocatore devi mettere in vetrina per sbolognare. Stesso discorso Vale di Gosez va fatto giocare il più possibile perché sono giocatori che andranno via questi. È normale, sempre se trovano un acquirente. Io la vedo difficile che Correa trovi un acquirente che gli dia 4 milioni al mese. La vedo difficile purtroppo, ragazzi, che ci sia una squadra che ci dà 20-25 milioni per Gosez La vedo molto difficile. Questa gente guadagna 3-4 milioni all'anno, mi capisci? La gestione del portiere all'Inter è stata e continua ad essere una roba vergognosa. E te lo dico dopo un 2-0, e dopo siamo tornati secondi in classifica. Non te lo dico quando va tutto male. Ciao, Inter.